cosa dice alla sua vita Safo prima di morire. Attenzione, con quello che succede, che generalmente la gente, non dico quando muore, quando sta per morire, ma quando comincia a avere dei mali, dei dolori, eccetera, eccetera, comincia a prendersela con la vita in tutte le maniere. Sentite cosa dice lei. Lei dice: cara Lira Soave, la vecchiaia è ormai tutta la pelle e bianchi da nero i miei capelli e le ginocchia che non vedono più. Ma io lo amo, questo divino vivere che mi donò luminosa passione di sole e la bellezza. Poi uno non si innamora di questa gente qua. Ospite dell'Istituto di Istruzione Superiore Francesco Filelfo di Tolentino, il cantautore questa sera nelle vesti di scrittore Roberto Vecchioni. Un uomo disilluso che odia la vita deve insegnarne la bellezza al figlio morente. Questa è in sintesi la trama del suo libro. Direi quasi è una contraddizione in termini questa, no? Praticamente. Sì, lui sì, professore di greco, che ha avuto solo delusioni dalla vita, ha perso anche la moglie, è impotente, ce n'è di tutti i colori. Però si trova di fronte a questa necessità, perché il bambino, il ragazzo, è malato di una malattia rarissima, la progeria, che fa invecchiare in pochissimo tempo. E quindi nell'ultimo anno di vita di suo figlio deve tentare di dargli tutto il possibile immaginabile, cioè un senso di bellezza, un senso d'amore per le cose che non vedrà mai. E gli racconta tutta, insomma, una parte della lirica e della poesia greca, che lui ama, adora, e per fargli capire che al mondo c'è tanta luce, c'è stata tanta luce e ce ne può essere ancora. Nella copertina del suo romanzo c'è una frase: non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro, senza rimpiangere e senza piangere. Questo è l'insegnamento che vorrebbe trasmettere ai ragazzi presenti questa sera? Basterebbe quella frase, cioè non c'è bisogno di tutto il resto del libro, delle altre 120 pagine. Basta quella frase lì, perché la frase sintetizza perfettamente il mio pensiero, sintetizza quello in cui credo io, cioè che non è una questione di tempo la vita, è una questione non di quantità, ma di qualità di tempo. Ma d'altronde questo è un vecchio pensiero antico, viene da Seneca, viene dai più grandi pensatori: come il tuo tempo sai farlo valutare, farlo fruttare, farlo diventare imponente, importante, solido, epico anche nella sua semplicità. Il progetto Narrazioni d'autore è un progetto che abbiamo avviato da diversi anni e ha una grande risposta da parte dei ragazzi. È articolato in diversi incontri, diverse modalità e tipologie. L'incontro con Vecchioni veramente era diversi anni che era, diciamo, nel nostro intento, perché avevamo da tempo provato ad avere qui il professore da quando è uscito questo romanzo, che soprattutto per i ragazzi del liceo classico, ma proprio per chi crede nei valori fondativi della cultura umanistica, è veramente importante leggere e presentare ai ragazzi.